a Never Ending Star, un viaggio di parole e note per scoprire insieme a noi la vita di artisti che hanno cambiato per sempre il mondo della musica. La storia di oggi parte veramente da molto lontano, dalla Giamaica per la precisione, l'isola dei Caraibi che ha dato i natali ad un artista che è stato anche un uomo eccezionale, Bob Marley. Ho visto migliaia e migliaia e migliaia di concerti, però il più bel concerto della mia vita, anche se io non sono appassionato di reggae, è stato a giugno del 1980 Bob Marley al Vecchio San Siro. Ed era un concerto che cominciava prestissimo, come tutti i grandi concerti, e veniva inaugurato da un bluesman romano, Roberto Ciotti, da un Pino Daniele nel pieno del suo lancio, la Average White Band. E poi alle 8:30, 9 arriva lui. Questa è una musica strana, ipnotica, che nasce sicuramente per esigenze religiose legate proprio ai Rastafari. Bob Marley rappresenta una specie di rito religioso in cui la civiltà occidentale, estremamente persa nel materialismo e alla ricerca di una spiritualità, in qualche modo si identifica. Non soltanto, ma questa musica in qualche modo legittima l'uso della marijuana, di cui è parte integrante, perché questi signori, i Rasta, non prendono la marijuana per alterarsi, ma nell'ambito, se vogliamo, di un rituale religioso, di un rapporto spirituale più alto del basso consumo della droga, ecco. Quindi, se vogliamo, il reggae di Bob Marley è un po' un equivoco storico, perché questo lo proponeva a livello religioso, noi ne facciamo un uso estremamente pagano, però pagano direi di massa, perché un concerto come quello a San Siro, pieno di gente, non si può certamente definire un fenomeno di nicchia. Una vita breve ma straordinaria quella di Robert Nesta Marley, nato nel 1945 da padre inglese e madre giamaicana. Un'infanzia difficile, vissuta nei sobborghi di Trenchtown, il quartiere di Kingston, ma un'infanzia anche piena di ritmo e colore, presi dal quartiere dove la musica è un modo per evadere dalle difficoltà quotidiane. Musica che per Bob diventa subito una passione. Per costruire qualcosa che somigli ad una chitarra ricava la cassa di risonanza da una corteccia intagliata, l'impugnatura da un manico di bambù e le corde dai fili elettrici. Nel 1962, all'età di 16 anni, scrive i primi suoi due singoli, June Notte e One Cup of Coffee. Da allora non smetterà più di scrivere e suonare musica. Una serie di canzoni, una più bella dell'altra, e dei concerti straordinari. È un gruppo che annoverava alcuni dei migliori musicisti che siano mai apparsi sulla scena musicale. Cioè, pensiamo al Sly and Robbie, basso e batteria, Peter Tosh, la moglie con le altre due cantanti che facevano le Iketta. Cioè, era uno spettacolo straordinario dal vivo. Nel 1964 Marley incontra Peter Tosh e Bunny Livingston e fonda insieme a loro la band dei The Wailers. Suonano il reggae, la musica che è un misto tra ska, originaria dell'isola caraibica, e tradizione canore degli schiavi africani. La gente non sapeva cosa fosse il reggae, cosa fosse la Giamaica, sapeva cosa fosse la marijuana sicuramente, non sapeva chi era Haile Selassie, eccetera, eccetera. Il primo reggae che il mondo occidentale ha sentito è I Shot the Sheriff. E questa è la musica che permetterà a Bob Marley di conquistare il mondo. I Wailers suonano praticamente ovunque e sono una band molto affermata in Giamaica, quando Marley incontrerà l'uomo che li lancerà a livello internazionale, Chris Blackwell, boss della Island Records. È il 1971 e con un anticipo di 8.000 sterline, i Wailers incidono il loro primo splendido album, Catch a Fire. Ci hanno aperto
un mondo musicale che fino allora era veramente per pochi, e questo bisogna riconoscere, perché quest'anno ha compiuto credo 30 anni o 40 l'etichetta che l'ha lanciato, Chris Blackwell dell'Island, che avendo una casa sull'isola della Giamaica sentiva sempre questa musica e pensò bene di portarla anche in Europa. Ha fatto benissimo. La pubblicazione dell'album è rivoluzionaria. Per la prima volta, infatti, un gruppo reggae ha la possibilità di accedere alle migliori attrezzature di registrazione ed essere trattato come un gruppo rock. Prima che gli Wailers firmassero con la Island, il reggae era considerato soltanto come produzione di singoli. Ora ha trovato il suo profeta. They are trying to track me down. They say they want to bring I am guilty for the life of a deputy. For the life of a deputy now. But I say, if I am guilty, I will say, I shot the sheriff. But I swear it was in self-defense. It was I who shot the sheriff, and they say it is a capital offense. You see, Sheriff John Brown always a die for what I don't know now. Every time I plant a seed,